Quanti anni hai? 11. E tu? 10. E tu? 13. 12. 12. Che classe fate? Terza. E la prima volta che fai la terza? Due. Due volte hai fatto la terza? Sì. E perché? E tu che classe fai? La quinta. E la prima volta che fai la quinta? Sì. Sì. E la terza quante volte l'hai fatta? Tre. Voi dite d'aver bocciato i cretini e gli svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei poveri. Ma Dio non fa questi dispetti ai poveri. È più facile che i dispettosi siate voi. Una professoressa protestava che non aveva mai cercato e mai avuto notizie sulle famiglie dei ragazzi. Se un compito è da 4, io gli do 4. E non capiva, poveretta, che era proprio di questo che era accusata. Perché non c'è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra disuguali. A coloro che sempre più numerosi e frequenti salgono fin quassù, come in pellegrinaggio, per vivere e lavorare una giornata coi suoi ragazzi, liberi dall'umiliazione del voto, del diploma, della selezione, dell'egoismo competitivo, liberi dalla gabbia degli orari, dei programmi, del calendario, Don Milani ripete, tra lo scherzoso e il provocatorio, se vorranno guarire le loro scuole malate, dovranno venire qui a Barbiana tutti a imparare la cura, dal primo bidello all'ultimo ministro. La prima cosa che devo dire a proposito di questo libro è che è un libro veramente bello. C'è una definizione di Berenson che dice qual è il metodo pratico, esistenziale per giudicare la bellezza di un libro ed è l'aumento di vitalità che dà. Leggendo questo libro la vitalità aumenta in modo vertiginoso, perché è un libro scritto con grande grazia, con grande precisione, con assoluta funzionalità, non soltanto, ma con grande spirito da una parte che fa ridere quasi come un libro umoristico, fa ridere da soli. E nello stesso tempo, immediatamente dopo aver riso, viene un nodo alla gola, un groppo alla gola, addirittura le lacrime agli occhi, tanta è la precisione e la verità del problema che si pone, che come i telespettatori sanno, è il problema della scuola italiana. E oltretutto c'è anche la coscienza, direi, stilistica di questo libro, perché in questo libro viene contenuta una delle più straordinarie definizioni di quello che deve essere la poesia. Cioè un odio, un senso di vendetta verso gli altri, che una volta approfondito e liberato, diventa amore. Dunque di questo libro devo dire in generale tutto il bene possibile, non mi è mai capitato di essere così entusiasta di qualcosa e di sentirmi così, in un certo senso, obbligato, costretto a dire agli altri leggetelo, perché oltretutto è un libro che riguarda sì la scuola come argomento specifico, ma nella realtà riguarda la società italiana, la qualità di vita italiana. In statistica si usa chiamare analfabeti chi non ha fatto la terza, semi analfabeti chi ha fatto la terza e alfabeti quelli che hanno fatto la quinta, ma queste sono distinzioni statistiche con pochissimo fondamento nel reale, perché io non considero che uno che sa leggere la Gazzetta sappia leggere. La Gazzetta ha un suo vocabolario fatto di non più di 200 vocaboli e uno può arrivare con certa facilità a leggere la Gazzetta dello Sport e capire fino agli ultimi particolari. Saper leggere la Gazzetta non significa saper leggere, saper leggere significa dir poco intendere il giornale dalla prima all'ultima pagina, oppure a dir poco intendere la prima pagina del giornale, e non chiamerei cittadino a pieno diritto, cittadino sovrano, chi non fosse in condizioni di intendere davvero la prima pagina del giornale, oppure il livello di tribuna politica o il livello di un comizio. Lettera a una professoressa chiedeva agli insegnanti della scuola dell'obbligo di fare scelte precise per servire i figli del popolo, anziché levarseli di torno con le ripetenze e le bocciature. Quando la scuola è poca, il programma va fatto badando solo alle urgenze. Pierino del Dottore ha tempo di leggere anche le novelle, Gianni no. Vi è scappato di mano a 15 anni, è in officina. Non ha bisogno di sapere se è stato Giove a partorire Minerva o viceversa. Nel suo programma di italiano ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei, signora, l'ha letto? Non si vergogna? È la vita di mezzo milione di famiglie.
La lettera chiedeva ai ricchi di cultura di non stare chiusi nei laboratori e nelle biblioteche, di uscire per spartire la loro ricchezza coi poveri, ma anche per imparare tutte le cose diverse, ma non inferiori, che loro non sanno e che i poveri possono insegnargli. Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n'ha meno di un altro. La nostra è un dono che vi portiamo, un po' di vita nell'arido dei vostri libri, scritti da gente che ha letto solo libri. Che siete colti ve lo dite da voi, non c'è nessuno che vi chieda qualcosa di diverso. La lettera chiedeva agli specialisti di essere meno avari e più modesti, di guardare oltre la punta del loro naso, di badare più alla vita reale degli uomini che all'astrazione delle teorie e delle ideologie. I miei eroici piccoli monaci, che sopportano senza un lamento e senza pretese 12 ore quotidiane feriali e festive di insopportabile scuola e ci vengono felici, non sono affatto eroi, ma piuttosto dei piccoli svogliati scansafatiche che hanno valutato, e ben a ragione, che 14 o anche 16 ore nel bosco a badare pecore sono peggio che 12 a Barbiana a prendere pedate e voci da me. Ecco il grande segreto pedagogico del miracolo di Barbiana. Povero Pierino, mi fai quasi compassione. Il privilegio l'hai pagato caro, deformato dalla specializzazione, dai libri, dal contatto con gente tutta uguale. Perché non vieni via? Lascia l'università, le cariche, i partiti. Mettiti subito a insegnare, la lingua solo e null'altro. Fai strada ai poveri senza farti strada. Smetti di leggere, sparisci. È l'ultima missione della tua classe. Posto giusto per voi, nella sala a ballo. La sala per vecchietti. Per voi sarebbe un partito, un sindacato. Alle riunioni sindacali e politiche o si va alla otteta o non si va più. Da aspettare di capirci quando avrai il figliolo con la scarlattina, la bambina con le tonsille e il ragazzino piccolo con la tosse canina, poi troverai come tu vai alla riunione la sera. Così succede che in Italia da 17 anni a questa parte tutti votano liberamente. Hanno libertà di scopero, di organizzazione sindacale, di organizzazione politica, di legge giornale che vogliono, però al potere sono sempre quei pochi che alla vostra età non hanno badato. Mentre il premier di Toia, Nixon, esplode a Washington, nuova rivoluzione. Mi vuol dire cosa significa questo titolo, con le sue parole? Vuol dire che, non so, come è scritto là, io prendo, l'ho letto, no? Vuol dire che per sfruttare la situazione, la popolazione, e quindi, non saprei, chi ha mica studiato, torno a ripetere. Che libro sta cercando? Il mito asburgico, voglio sapere la storia di tutti questi magnati di altri tempi. Sai perché gli Asburgo sono stati molto, molto importanti anche in Italia, eh? Volevo sapere qualcosa lì, più o meno, perché ho fatto la guerra anche contro gli Asburgo io. E quindi, insomma, mi piace sapere qualche cosa, mi piace. Adesso porta a casa questo libro, lo leggi? Si capisce, noi già letti una quantità, tutte storie perlomeno, quasi sempre storia, qualche romanzo, ma più di tutto storia. Mi interessa la storia perché è quello che si vive. La storia gli insegna a vivere. Lei fa il contadino? Sì, ho fatto il contadino. E cosa vuole? Non ho trovato colui che mi facesse studiare i libri. Se qualcuno mi avesse fatto studiare i libri non sarei un contadino. Di certo io sapessi, fossi stato a contatto di una bella libreria come c'è qui. Certamente che io non avrei fatto il contadino, lo assicuro io. Qual è la sua idea? È di progredire e far meglio tutto quello che si può. Progredire, sempre progredire, perché siamo ancora molto arretrati, noi siamo molto arretrati. In questo dolce beato paese. Si fa presto, insomma, a lamentarsi di chi non legge o di chi legge poco o male, a congratularsi con chi legge tanto e bene. Ma qual è il metro di quel male e di quel bene? Chi lo stabilisce? E chi dà l'autorizzazione ad usarlo?